chissà se riusciremo a imparare qualcosa da tutto questo. Finisce con questo interrogativo il trailer del docufilm Covid-19, il virus della paura, girato poco prima del lockdown su iniziativa di Consul Cesi, con un triplice obiettivo: celebrare i medici e tutti i professionisti sanitari, offrire loro un innovativo strumento formativo e dare al grande pubblico una rielaborazione accurata di quanto accaduto, smontando fake news e teorie antiscientifiche, per non dimenticare e per imparare dagli errori. Attraverso il digitale noi rendiamo onore non solo a livello filmico, cinematografico, quindi con un prodotto di altissimo contenuto qualitativo. Ci hanno accettato la pellicola per il momento anche a Venezia. Noi siamo convinti che attraverso questo modello digitale si possono assolutamente creare dei modelli formativi molto più efficaci. Obiettivo del progetto, composto oltre al film e all'ebook del libro a cui si è ispirato, presto disponibili anche in inglese da 11 corsi ECM, è rispondere all'esigenza formativa dettata dall'emergenza sanitaria Covid-19. La pellicola del regista Cristiano Marazziti, lo stesso che aveva firmato il film Ebola, e di Manuela Jael Procaccia, sceneggiatrice specializzata in produzioni medico-scientifiche, ripercorre in 80 minuti i momenti principali della pandemia con le sue peculiarità e i risvolti psicosociali, e racconta, avvalendosi dei suoi 4 personaggi principali, i sentimenti degli italiani. La paura dell'ignoto che sfocia in comportamenti di discriminazione verso un nemico immaginario. La stessa paura che alimenta ipocondria e psicosi, responsabile del proliferare di bufale e fake news, a cui si contrappone il polo positivo della conoscenza e del metodo scientifico. Il docufilm e il relativo corso FAD, così come l'ebook, sono infatti firmati da diversi rappresentanti del mondo scientifico italiano. È stata un'operazione un po' colossale, perché ha coinvolto più di un centinaio di persone in tempi rapidissimi. Abbiamo dovuto veramente correre come dei pazzi, perché volevamo assolutamente fornire un prodotto che sia un prodotto di alto contenuto, ma che aiuti nell'immagine la categoria che si è più spesa, quindi la categoria sanitaria, e con l'obiettivo comunque di fare anche attività di raccolta per aiutare la produzione civile, quindi ha una finalità assolutamente benefica, sebbene l'azienda è un'azienda che ovviamente fa della formazione il suo business, però in questo caso abbiamo veramente voluto dare un messaggio forte di comunicazione e di solidarietà, e credo che l'abbiamo realizzato con questo prodotto.